malattie professionali in agricoltura sono state al centro di un convegno organizzato dall'UMNIL, l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, in occasione dell'inaugurazione della nuova sede dell'Unione nel capoluogo. Una giornata di ricerca con tutte le compagini sociali e istituzionali, tra queste immancabile l'INAIL. Attraverso il suo rappresentante rimarca il trend decrescente degli infortuni, sebbene salga il numero dei morti sul lavoro. Rispetto al 2009 la regione Abruzzo conta meno il 30% di infortuni, purtroppo invece si registrano ancora infortuni mortali, c'è un aumento nel 2015 rispetto al 2014, perché siamo passati dalle 32 morti sul lavoro del 2014 alle 38 del 2015. Questo è un dato preoccupante che non ci può far abbassare la guardia, ecco perché manifestazioni come questa di questa mattina con l'UMNIL serve anche a risvegliare un po' le coscienze su questo fenomeno. Nel corso del convegno è stato stabilito che sulle malattie professionali in agricoltura sarà instaurato un tavolo tecnico di confronto in cui la Regione Abruzzo farà da mediatore tra gli enti preposti. Per essere giuntura come regione attraverso i diversi livelli istituzionali per poter trovare soluzioni. Si è guardata la prevenzione e nel mondo agricolo per cercare di abbassare il più possibile l'incidenza che c'è oggi sugli incidenti nel mondo del lavoro e soprattutto si sta guardando ai diverse azioni che metteremo in campo per supportare il mondo agricolo. Nel giorno del giuramento dei nuovi allievi marescialli della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila, ancora non si scioglie il nodo del pagamento delle indennità per servizi esterni per altri 1000 finanzieri appartenenti a 30 sezioni aeronavali di 13 regioni, comprese Abruzzo e Molise. La cifra è di 150 euro mensili da aggiungere in busta paga. Si attende ancora la circolare, annunciata ad ottobre, del comandante nazionale del corpo, Giorgio Toschi, il quale ha tenuto a battesimo il giuramento dei nuovi aspiranti marescialli della Guardia di Finanza nel capoluogo. Le rimostranze dei finanzieri sono state scatenate dal non considerare esterne le attività di servizio eseguite nei luoghi di lavoro, che pur non facendo parte dell'immobile sede del reparto ne costituiscano pertinenza, come ormeggi, garitte e hangar, pur essendo distanti chilometri dagli uffici di reparto. In caso di mancato adempimento del corpo, sono comunque già pronti i ricorsi ai TAR competenti. Con l'avvento della 14ª giornata di Serie D si iniziano a vedere i primi effetti del mercato che pochi giorni fa ha riaperto i battenti tra i dilettanti. Due le società particolarmente attive, Avezzano e Pineto. Il sodalizio marsicano ha piazzato due colpi, ha tesserato il centrocampista italo-argentino Mattias Colombo che già si allenava in bianco-verde, per cui è arrivato il transfert. Soprattutto il presidente Paris ha portato alla sua corte l'uomo che dovrebbe risolvere il problema del centravanti, Tommaso Marolda, che arriva dalla Fermana dopo la super stagione dello scorso anno ad Agnone. Per l'attaccante lucano sarà la seconda esperienza abruzzese dopo quella proficua di Teramo nella stagione 2007-2008. I due saranno a disposizione del tecnico Tortora per la durissima trasferta sul campo dell'Ostia Mare, seconda della classe, che si è rinforzata tesserando l'attaccante Fabrizio Roberti. In uscita De Cinque alla Vastese e all'Epo al Castelfidardo. Molto attivo il Pineto, che già diversi movimenti li aveva fatti nelle settimane precedenti, ma che ha impresso una ulteriore accelerata alla riapertura delle liste. Saltato il centrocampista Roselli dal Catanzaro, il Pineto ha firmato l'ex angolano Giulianova Marco Mariani e l'attaccante Roberto Palumbo dal Gravina, macchina da gol nelle ultime due stagioni, due innesti di qualità per aiutare il tecnico Amaulo nella rincorsa salvezza. Tutto in attesa che si possa formalizzare il tesseramento del difensore Marco Pomante, il quale con Pisani comporrebbe una linea Maginot di primo livello. I nuovi saranno disponibili per il derby di domani al Mariani Pavone con un Chieti che si sta allenando fuori regione, a Grottammare, e che ha perso il suo capitano Viscido, accasatosi a Battipaglia. La truppa neroverde si è assottigliata e prima di reintegrare la rosa si attende l'esito dell'udienza di lunedì davanti al giudice fallimentare. Tornando al girone G, ostico match casalingo per l'Aquila che riceve la Nuorese,
l'11 sardo ha appena un punto in meno della squadra di Morgia e soprattutto è imbattuto in trasferta, dove ha centrato 12 dei 23 punti in classifica, numeri che devono essere da monito per l'Aquila, che in attesa di formalizzare i primi movimenti deve restare in scia delle migliori e può contare sui rientri di Russo, che dovrebbe prendere il posto di Ganci nel tridente, e del difensore Pepe. Ristabilito anche Gagliardini, che punta ad una maglia da titolare. Nella nuorese mancheranno Bezziccheri, Ucha Lopez, Del Sole e Mendy, che si sono svincolati nelle ultime ore. Saranno in trasferta le migliori abruzzesi del girone F. La Vastese, a due punti della vetta, sarà di scena ad Alfonsine. L'infortunio del bomber Prisco è meno grave del previsto, ma il giocatore non ce la farà essere della partita. Il tecnico Colavito dovrà scegliere il sostituto. Ballottaggio Marinelli-Galizia. Romagnoli senza De Luca e Battiloro, ceduti a Castrocaro e Romagna Centro. Il San Nicolò giocherà a Castelfidardo con l'obiettivo di prolungare a 11 la serie di risultati utili consecutivi, in particolare con una vittoria. Assente Boccanera, infortunatosi in settimana, da verificare le condizioni di Napolano. Per il resto, squadra al completo per il tecnico Epifani.